L'ultimo punto mi chiede di trovare il valore di k affinché la parabola sia tangente alla retta di equazione y uguale 2x meno 3. Tangente, parola magica, dobbiamo fare il sistema tra la retta e la parabola. Per semplicità di calcoli non faccio il sistema tra la retta e questa parabola, ma uso l'equazione della parabola iniziale, perché qua ci sono tutti i denominatori e a me i calcoli con i denominatori non mi piacciono, quindi fidatevi di me, usiamo l'equazione di partenza. Faccio il sistema tra la retta e l'equazione del fascio di parabole. Non vi spaventate dei calcoli, facciamo passo a passo tutti i conti, perché è importante essere concentrati e fare attenzione ai segni, perché per esperienza noto sempre che voi qua vi inceppate nei segni. Devo risolvere questa robaccia qua. Uso il metodo di sostituzione perché è il più semplice, quindi al posto di y qui vado a mettere questa quantità. Ora, tutta questa roba la ricopio e facciamo i calcoli solo qua in fondo. Facciamo attenzione ai segni. 2x per 1 fa 2x, col meno davanti meno 2x. 2x per k, 2kx, col meno davanti meno 2kx. Ora facciamo con meno 3. Meno 3 per 1, meno 3, col meno davanti più 3. Meno 3k, col meno davanti più 3k. Ora, questi due termini hanno la x, quindi li raccolgo insieme a questo. E quindi li ho messi qui in mezzo tra parentesi, rimane meno 2 meno 2k, tutto per x. Poi 3 e 1 si sommano fa 4 e 3k più k fa 4k. Ci siamo quasi, questi due termini sono opposti, vanno via. E qua mi rimane meno 6x. Ok, ho ottenuto queste equazioni di secondo grado. Cosa stavamo facendo? Dovevamo trovare la tangente. Quindi una volta fatto il sistema e arrivati qua, devo imporre il delta uguale a 0. Più precisamente uso il delta quarti perché noto che b è pari. Delta quarti vuol dire che devo prendere il coefficiente di x e dividerlo per 2, quindi meno 6 diviso 2, meno 3, elevato alla seconda 9. Meno ac, a il coefficiente di x alla seconda è tutto questo e c, il termine noto, è tutto lui. Ora facciamo i calcoli. Attenzione ai segni, 1 per 4, 4, con il meno che c'è davanti alla parentesi, meno 4. Allo stesso modo 1 per 4k, 4k, con il meno, meno 4k. Facciamo gli altri due prodotti, meno k per 4, meno 4k, meno per meno, più. Meno k per 4k fa meno 4k alla seconda, sempre con il meno che c'è davanti, più. Noto subito che questi due termini sono opposti e quindi se ne vanno. Devo risolvere quindi questa equazione di secondo grado pura. Ricopio il termine di grado 2 e porto di là i termini noti. 9 meno 4, 5, portato al secondo membro diventa meno 5. Divido tutto per il coefficiente che c'è davanti a k alla seconda e ottengo meno 5 quarti. Sappiamo che le equazioni pure si risolvono facendo la radice quadrata di questo numero. Quindi ottengo k uguale più o meno la radice di questa robaccia qua. Ma la radice di un numero negativo non esiste e quindi deduciamo che non esiste nessuna k affinché la retta di prima sia tangente al nostro fascio di parabole. E in termini matematici dobbiamo scrivere la soluzione così. E si legge: non esiste k appartenente all'insieme dei numeri reali. Ok ragazzi, come detto questo era l'ultimo punto. Lasciatemi fare un breve riassunto perché è noto che sui fasci di parabola molti studenti hanno difficoltà. E quindi facciamo un riepilogo per chiarire ancora di più i concetti. Abbiamo un fascio di parabole. Molto spesso vi viene chiesto di determinare il valore del parametro, che può essere k, può essere m, può essere t, insomma una qualsiasi lettera, affinché la parabola passa per un punto. Quindi ricordatevi, quando c'è la parola magica passa per, voi cosa dovete fare? Dovete sostituire le coordinate xy, che sono due numeri, nell'equazione del fascio. Otterrete così un'equazione nell'incognita k, se il parametro è k, da dover risolvere. Oppure, se vi dà il vertice, cosa facciamo? Il vertice anche lui è un punto che appartiene alla parabola, ovvero passa per la parabola. Quindi siamo esattamente nel caso numero 1. Se vi dà l'equazione dell'asse di simmetria, quindi x uguale a un numero, voi cosa fate? Sapete che l'asse di simmetria si trova con la formula meno b fratto 2a. Quindi uguagliate meno b fratto 2a al numero
della retta. Oppure se vi dice che deve essere tangente a una parabola, come abbiamo visto ora, dovete fare due cose. Prima il sistema, poi ponete delta uguale a zero, perché dal sistema vi trovate un'equazione di secondo grado e da questa ponete il delta uguale a zero per trovare il valore del vostro parametro. Se vi dà il fuoco, chiaramente non lo abbiamo fatto, ma anche qui il fuoco, se vi dà la x, usate la formula del fuoco della x e la ponete uguale al numero. Se vi dà la y, usate la formula del fuoco della y. Quindi se la x del fuoco è uguale a un numero, ponete quel numero uguale a meno b fratto 2a. Viceversa, se vi dà la y del fuoco, usate la formula e la uguagliate a il numero che vi dà. Stessa identica cosa vale se vi dà l'equazione di una direttrice. La direttrice sapete che è una retta del tipo y uguale a un numero. Se vi dà un numero, per esempio 7, voi cosa farete? Porrete appunto 7 uguale a questa formula. I casi che vi possono capitare più o meno sono così. Come sempre fate tanta pratica, mi raccomando, soprattutto sui fasci di parabole. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi, per cui dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.